Ben arrivato nel nuovo studio di Radio Capodistria, David Tomowski. Lei è qui per raccontarci un po' quello che sarà il concerto di questa sera. Un concerto che rientra all'interno di un progetto di concerti inaugurali dell'organo di Capodistria. E in questo caso, quale sarà il tema di questo concerto? Grazie per l'invito. Il tema di questo concerto di questa domenica è Gloria in onore del 280° anno di morte di Antonio Vivaldi. Sarà eseguito dall'Orchestra Camerata Accademica di Capodistria e del coro accademico dell'Università del Litorale. Ecco, due ensemble abbiamo sentito legati al territorio. Ci racconta un po' questi due ensemble, da chi sono formati, chi sono i musicisti che li compongono? I musicisti che compongono queste due orchestri e il coro sono proprio degli alunni delle scuole del litorale, diciamo, è proprio radicato nel nostro territorio questi due ensembli. Devo dire che Ambrose Cioppi, che li conduce, è un signore che proprio ha voglia di lavorare con questi giovani, perché sono giovani, sono allievi della scuola di musica di Capodistria e della scuola del ginnasio artistico, e loro vogliono proprio dare un contributo a questo nostro progetto con questi due ensembli e con il concerto che verrà presentato questa sera. Ecco, oltre ai ragazzi che comporranno sia il coro che l'orchestra, ci saranno anche delle soliste. In questo caso sono tutte ragazze e sono soliste, diciamo soprattutto alcune, anche legate a questo territorio. Ci racconta un po' i nomi e chi sono. Allora così, le soliste sono Aloboa Monica Babic, che è proprio originaria da Maresigo, che è vicino a Capodistria, Nika Toscan al violino, Eva Grebenc-Slanic all'organo, poi c'è Tatiana Vasle soprano, Neža Vasle soprano e Edita Garčević Kožel alto e insieme a loro Anna Widmar anche alto. Sono ragazze proprio giovani e speriamo che daranno il massimo di sé. Io non li conosco personalmente, però ho letto il loro curriculum e vedo che sono presenti in questo territorio, ma anche più ampio, diciamo, nell'ambito sloveno e anche internazionale. Ecco, questo concerto, abbiamo già detto, appartiene a un ciclo di concerti, un ciclo di concerti che voi avete pensato proprio per presentare il nuovo organo di Capodistria. Ci racconta un po' la storia di quest'organo. Questa storia già risale nel 2017, quando noi abbiamo ricevuto questa informazione che l'organo della Tonhalle di Zurigo sarà demolito e dato diciamo, al posto più idoneo, nuovo in territorio europeo. Dal professore, nostro amico Don Federico Mirko Butkovic, e dall'organaro Francesco Zanin Zakodrojpo ci hanno chiamato e hanno detto: guardate che c'è questa possibilità. Perché a Capodistria, già negli anni 60-50 dello secolo scorso, erano i progetti per installare un nuovo organo, perché il vecchio organo del Cavido del 1790 era un po' già, diciamo, non era adatto alla nostra cattedrale. Poi, diciamo, il progetto è andato avanti quando il mio amico Miran Bordon, il direttore del coro della cattedrale, ha detto:
andiamo in questa avventura, perché è proprio un'avventura. E abbiamo fatto dei progetti, progetti economici, progetti artistici, progetti anche architettonici, e abbiamo convinto i svizzeri. Questo è, diciamo in tre parole, tutta la storia. E poi è cominciato quel lavoro duro, diciamo, che è la costruzione della nuova cantoria, perché io scherzando dico che il nuovo organo è grande come 20 elefanti, pesante come 20 elefanti e grande come due giraffe, vuol dire che sono stati 8 tir grandi che l'hanno portato a Capodistria. Nel nostro progetto artistico, che fa parte anche questo festival di inaugurazione, abbiamo già in quel tempo previsto dei concerti di alto livello. Abbiamo invitato gli organisti come Pier Damiano Peretti da Vienna, poi Tomasz Seuszek da Lubiana, Mario Peresteghi da Zagabria e infine devo proprio dire David Cassan, che è un improvvisatore, un organista dell'Oratorio di Louvre da Parigi, e ci ha fatto un concerto indimenticabile. Ecco, questi sono stati i concerti che hanno presentato un po' l'organo come solista. C'è stato anche un concerto con musiche nuove. Da quanto ho capito, voi volete stimolare la scrittura di queste musiche nuove anche per l'organo con il coro, per l'organo con i solisti. E adesso siamo arrivati a questo concerto dedicato a Vivaldi. E quindi questo concerto quante persone più o meno metterà assieme? Metterà assieme, diciamo, una cinquantina, sessantina di persone, come ho detto, i giovani, perché proprio con la co collaborazione con il professor Ambrose Cioppi da Capodistria, che ha già presentato dei brani che sono stati scritti proprio per un concorso che ha organizzato lui per, diciamo, brani per organo e coristi, Aegis Carminis, e questi brani sono stati presentati nel concerto che lei ha nominato 2 settimane fa, e abbiamo avuto del riscontro proprio, diciamo, a livello nazionale molto molto importante. Sono arrivate una ventina di opere, e come mi ha detto il professor Cioppi, era proprio difficile scegliere quale sarà quella che è la più importante per questo organo di Capodistria. Devo dire che il concerto di questa domenica sarà ancora una volta omaggio ai giovani che vogliono dare qualcosa a questa città, diciamo, che vogliono aiutare anche a promuovere questo organo affinché abbia il suo valore, perché dall'estero ven già vengono degli input, delle domande, perché questo organo è proprio un organo importante, forse neanche noi ci siamo consapevoli di questo. Ecco, un organo, è stato detto da Pier Damiano Peretti e da Tomasz Seuszek, il più grande organo liturgico, in Slovenia, un organo per cui forse state pensando anche di, indire dei concorsi, oppure come pensate per il futuro? Avete già qualche idea un po' più concreta oltre al fatto di farlo suonare? Certo, già nel 2017, quando noi abbiamo presentato la domanda a questo bando da Zurigo, abbiamo già fatto dei progetti come adoperare questo organo. Naturalmente, l'uso liturgico è quello principale, per questo l'abbiamo anche portato a Capodistria. Però questo organo è così importante, ha queste possibilità nell'ambito della musica anche moderna, se vogliamo dire, non soltanto classica, diciamo, dai secoli scorsi e via. Però
E per questo noi già pensavamo a quei tempi, adesso ancora di più, di fare dei festival, almeno uno o due all'anno, e poi anche dei masterclass, vuol dire preparare, diciamo, in estate dei corsi di organo per giovani. Ecco, e se adesso torniamo al concerto, quello che noi sentiremo questa sera e che poi verrà anche trasmesso da TV Koper Capodistria e anche dalla Rai di Trieste, si tratta di un concerto che si potrà sentire, visto che ormai i biglietti sono esauriti già da una settimana, si potrà sentire da qualche parte in streaming? Naturalmente, noi si potrà sentire in streaming tramite la pagina internet della vostra emittente e anche dalla nostra pagina internet, che è orgelkoper.si. Così invitiamo tutti i vostri radioascoltatori a seguirci e a guardarci su questo.